È stato annunciato questa mattina dalla sede del CONI a Roma l'avvio di un importante piano di riqualificazione destinato all'impianto sportivo di Via Togliatti. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha descritto i passaggi che permetteranno il completamento della struttura, la cui gestione ha suscitato l'interesse della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La vicenda dell'impianto sportivo di Pesaro della Federazione di Pentathlon nasce tanto tempo fa, una vicenda molto complessa. E qualche anno fa, se non ci fosse stata la determinazione del presidente Malagò e la collaborazione col comune di Pesaro, noi oggi avremo una struttura incompleta. Tutto ciò perché purtroppo le aziende che hanno vinto il bando, a un certo punto una di queste è in corso in un fallimento. Per fortuna siamo riusciti ad andare avanti con i lavori, trovando una soluzione prima che il fallimento avvenisse. E questo ci ha consentito di terminare la struttura, di inaugurarla qualche anno fa e rirenderla funzionale. La struttura però rimane incompleta perché c'è un piano di circa 1200 metri quadri da finire. Il comune di Pesaro mette risorse proprie per completare la struttura. Sono circa 2 milioni di euro, mutuo che siamo in grado di accendere velocemente già entro il mese di gennaio. E grazie all'investimento del comune la struttura verrà completata con le palestre, con tutto ciò che serve per completare quella struttura. Nel frattempo c'è stata una dichiarazione di interesse protocollata da parte della società di basket della nostra città, che è la VL, per gestirla nella sua interezza. Ovviamente noi partiremo già i prossimi giorni da questa proposta protocollata. Ci sarà la possibilità per tutti di fare proposte ulteriori e migliori, e quindi se ci saranno proposte migliori rispetto a quella fatta dalla VL ci sarà ovviamente una gara per l'assegnazione, altrimenti l'assegnazione andrà all'unico offerente al momento che si è fatto avanti. Il gestore pagherà ovviamente l'affitto alla Federazione di Pentathlon e l'affitto crescente di anno in anno alla Federazione di Pentathlon consentirà alla Federazione di Pentathlon di pagare il mutuo con il quale è stata realizzata la struttura. Un lavoro che ha potuto contare sulla collaborazione con il commissario straordinario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabio Pigozzi e del CONI, il cui presidente Giovanni Malagò ha espresso totale soddisfazione per gli interventi posti in essere. Quando due amici che sono alla mia destra e alla mia sinistra, qualche giorno fa ci siamo incontrati per fare il punto della situazione. Mi avevano reso partecipe che era addirittura d'arrivo la soluzione a quella che sia per la città di Pesaro sia per la Federazione Italiana Pentathlon, mi sento di dire in assoluto anche per lo sport italiano, rappresentava e rappresenta un grosso problema, visto tutto, diciamo, il travaglio che ha accompagnato, credetemi, è stata una delle poche belle notizie degli ultimi tempi. Ero, lo dico nel senso affettuoso, ero quasi commosso perché so benissimo quante sono le complicazioni di vario titolo amministrativo, finanziario, organizzativo, gestionale che accompagnavano questa situazione.